Abbiamo scelto due contendenti in base a criteri puramente tricologici, lo potete capire da soli. Allora, io voglio chiedervi una cosa. Righetti ha fatto una magnifica proposta per abolire i vitalizi. Adesso addirittura Di Maio ha avuto l'idea geniale di fare la delibera, così nemmeno bisogna votarla. Siete sempre tutti d'accordo? Lo facciamo? Ma certo che va fatto, siamo a fine legislatura, non possiamo pensare che una proposta di legge scritta bene dal collega Richetti del Partito Democratico, ma ferma da circa 3 anni in Parlamento, possa essere approvata con due letture a Camera e Senato. Tra l'altro ricordo anche chi ci contesta che la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera, che è composto da 23 membri, è il luogo corretto in cui fare questo, perché già nella 16ª legislatura sotto il governo Monti, quando si intervenì sui vitalizi, non lo si fece con legge dello Stato, Camera e Senato, ma lo si fece in questa maniera. Qui noi siamo concreti, lo vogliamo davvero. Io non voglio la pensione d'oro a 65 anni se faccio una legislatura o a 60 anni se ne faccio due, perché questo è un privilegio che mi rende diverso da tutti gli altri cittadini, da tutti gli altri comuni mortali. E domani sera io glielo dico da padre di famiglia, noi vogliamo farlo. Stamattina, pochi minuti fa, siamo andati dal Presidente del Senato Grasso, dalla Presidente della Camera Boldrini, a depositare il documento che lei ha appena fatto Che vi hanno vedere. È una cosa detto? molto semplice, vogliono fare delle modifiche, l'importante è il risultato. Rendiamo i parlamentari uguali ai cittadini normali per riavvicinare anche i cittadini italiani che non hanno più fiducia nelle Allora, istituzioni. È una cosa bellissima. Fanucci. Siamo pronti, ma a farlo nel modo giusto e nel modo serio. Voglio essere concreto e diretto. Con la proposta Richetti noi facciamo qualcosa di molto di più rispetto a quello che oggi propone Toninelli in questa sorta di delibera. Cosa facciamo noi? Noi andiamo ad intervenire sui vitalizi che oggi non esistono più, poi si può ragionare di cosa c'è oggi, lo cambiamo. Bene, siamo pronti. Ma sui vitalizi che oggi non esistono più, per andare a colpire quelli vecchi. Quelli che nella proposta 5 Stelle oggi non sono minimamente toccati, perché sfido Ma Toninelli a intanto dire. parliamo da No, partiamo da questi. io sono pronto a Io partire, sono sono pronto a felice di partire partire e da ho questi. firmato, però dobbiamo affrontare Ma una cosa una alla alla volta. volta, Una cosa alla volta. sono Primo punto. d'accordo. Primo punto. Noi con la proposta Richetti vogliamo colpire, lo dicevo, in termini assoluti quello che oggi non esiste più, il vitalizio, che consentiva a chi ha fatto un giorno di Parlamento di percepire. Fior fior di soldi, assolutamente distanti rispetto a, Come no? certamente a Ne quanto uno ha parliamo da anni, contribuito. ahinoi. Mi prenoto Esatto, Merlino esatto. appena Quindi posso. una manovra complessiva, quella vera, non quella di facciata che fa la fiamma ma non fa calore, direi io. Poi, se vogliamo parlare di quello che oggi non è più il vitalizio, ma si chiama il contributo, che è ancorato a quello che effettivamente versiamo, che prenderemo a 65 anni, prontissimo, a me non interessa. Però Ho posso 30 dare un anni, mio figurati no, se penso cosa accade a dare un mio 65 contributo anni. da Però non si massaia? fa con una Sono due delibera. cose che si possono fare entrambi, perché quello che Certo, dice lei è sacrosanto, assolutamente. perché a me mi Possono fa andare i impegnarlo? matti l'idea che Ma c'è un no, io signore che ha partiamo fatto da 3 giorni in Parlamento e cose concrete. si becca i soldi miei per stare a casa. Certo. Per, quindi quello va organizzato, poi è una cosa complicata, diritti acquisiti, va fatto con una legge. Questa qui è una cosa semplice che riguarda voi, ma voi siete, io questo sono d'accordo con lui, voi siete la politica di oggi che ha un bisogno pazzesco di riprendere un rapporto sano con i cittadini. Quindi fate un favore a voi stessi e al E Paese. ci sono, Ecco, Mirta, ci se sono, posso altrimenti, permettermi, scusa Mirta, altrimenti non avrei Fanucci. accettato di venire qua. Non avrei accettato di venire qua se fossi contrario rispetto a questa vicenda. Però dobbiamo essere onesti, risposte complesse, con problemi, con risposte semplici, non hanno senso. Qui è un tema più grande di noi. Dobbiamo dire, facciamolo seriamente con una legge, anche di efficacia immediata. Oggi non c'è più neanche Renzi. Togliamoci il problema di Renzi. Era quello, Renzi blocca, fa. Renzi cosa ha fatto? Ha fatto quello che prima di lui nessun altro aveva mai fatto. Con una riforma costituzionale aveva provato a dire, al di là dei vitalizi. Tagliamo le coste della politica una volta per tutti e per Allora, sempre, Merlino, riducendo di un terzo il numero dei un attimo. Se parlamentari. posso permettermi, io no, ovviamente non sono venuto qua per litigare, però le parole del collega Fanucci che rispetto mi dovrebbero portare ad alzare un po' i toni. Dottoressa Merlino, noi abbiamo presentato in aula alla Camera una mozione per andare a toccare i vitalizi acquisiti, quelli che hanno fatto un giorno di Parlamento e sono usciti il giorno dopo dal Parlamento con un vitalizio, bocciato perché era incostituzionale il Partito Democratico. Ah sì, abbiamo detto, siccome c'era la riforma costituzionale, sai che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, siccome è incostituzionale la legge per i diritti acquisiti, che non puoi toccare, noi non siamo d'accordo, Cambiamo neppure la Tito Boeri, Costituzione. andiamo alla Costituzione, abbiamo fatto un bell'emendamento,
molto semplice che andava a rendere il sistema contributivo per chi aveva un diritto acquisito ai vitalizi, ce l'hanno bocciato. In più, e qua mi taccio poi per non litigare, Scelta Civica, partito che appoggia la maggioranza, che appoggia il PD in maggioranza, ha fatto un emendamento per il dimezzamento dei vitalizi, abbinandoli, come dice il presidente dell'INPS, al sistema contributivo, non ai privilegi assurdi e medievali, approvato, votato, verde dal Movimento 5 Stelle, bocciato al PD. Quindi io mi rivolgo a chi ci sta ascoltando da casa. Se non si sanno questi fatti, non si possono, si può cadere nel tranello, allora, di quanto affermato dal collega. Lei sta confermando che il problema è più complesso di replica, Fabrizio, diritto di replica. Lo sta confermando nel suo intervento. Il problema è ben più ampio rispetto a quello che si può risolvere con la delibera dell'ufficio di presidenza. Il Parlamento non l'avete mai affrontato. No, noi l'abbiamo affrontato con una prospettiva più ampia, quella di ridurre di un cazzo voleva votare tutti i parlamentari. Perché voi Richetti non l'avete votato? Io non ho capito. Non è che non l'avete votato. Noi abbiamo proposto la riduzione dei numeri parlamentari. È la maggioranza che decide. Vogliamo iniziare quest'iter della legge di Richetti o no? Noi siamo pronti, io l'ho sottoscritta in tempi assolutamente non sospetti, prima che Di Maio proponesse quello che ha proposto l'altra settimana. Guardiamo le date e le sottoscrizioni delle proposte, se no ragazzi... Lo vogliono fare tutti, ma non si fa. Un esercizio di buoni propositi, mi consentirà Fanucci, soltanto perché appartiene al partito di maggioranza... anche esercizio di benaltrismo, però il punto di forza dell'opposizione, in questo caso Toninelli, il Movimento 5 Stelle, qual è? Qui arriviamo all'esercizio di realismo, cioè questo Parlamento, questa legislatura con più di 300 cambi di casacca e partiti nuovi, nati nel giro di 2 anni per consentire maggioranze da un lato e dall'altro, del centro-sinistra mi riferisco, non avrà mai la forza, e questo è il punto di forza della proposta di 5 Stelle, di approvare la legge che dice Fanucci. Perché, lo ricordavamo prima mentre eravamo in attesa di entrare in studio, c'è stato tempo fa un argomento simile trattato in Parlamento, l'applauso corale del Parlamento a favore di mantenere questi privilegi, il vitalizio, una pensione, è stato corale. Questo, prima ne avete parlato in trasmissione, immagino, questo non solo è un Parlamento che farà trascorrere 8 mesi senza approvare una legge sul fine vita dopo tutti i buoni propositi di queste ore, ma non approverà nemmeno qualcosa di decisivo per i vitalizi, a meno che Fanucci mi dica... Pubblicità, quando torniamo, Fanucci spiega perché è possibile farlo. Pubblicità. Torniamo un attimo a noi, mi è arrivata un'agenzia. Laura Boldrini ha garantito che calendarizzerà la proposta di delibera che punta a abolire i vitalizi la prossima settimana in ufficio di presidenza alla Camera. Ci auguriamo che Grasso faccia altrettanto, il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto, ma siamo in campana, è quanto si legge sul blog di Beppe Grillo. Quindi... siamo felicissimi, dottor. Siamo veramente, veramente che felici. Non c'è ancora la conferma ufficiale, però la stiamo aspettando. Che farà il PD? Come voterà? La Presidente abbia ricevuto, recepito la nostra richiesta, è una gran bella notizia, penso per tutti i cittadini italiani. Serve fiducia, servono buoni esempi e la politica deve tornare a dare buoni esempi, è una cosa molto molto semplice. Fanucci. Mi sembra una bella notizia, il PD non starà fermo, giocherà d'attacco e farà una sua controproposta. Vedrete, ce ne sarà delle belle. Beh, qua io sono preoccupato invece, mi consenta. Non sarebbe più semplice andare a vedere il loro gioco e loro vengono a vedere. Guardate, il al di là di vedere il gioco, di proporre le cose, qui dobbiamo essere onesti su un punto. Se il Parlamento deve stare a vivacchiare, a proporre innalzamenti di tasse sulla benzina, sulle sigarette e su altro per sopravvivere e arrivare fine mandato o arrivare a prendere la pensione, allora davvero noi l'abbiamo detto, a proposito di giocare d'attacco, meglio davvero andare a votare. L'abbiamo detto in tutte le salse, a proposito di andare a vedere elezioni subito, poi scopriamo che il 5 Stelle è tra quelli che ha il tornaconto maggiore ad andare a votare più tardi, perché la logica è chiara, no? Facciamo logorare il PD
facciamo logorare quello che accade e poi si va a vedere. Allora, andiamo a vedere l'uno sulla due. Sempre il gioco delle parti, andiamo, non riusciamo mai a avere delle posizioni trasparenti. Andiamo a trovare delle formule comune per condividere, cioè, quelle che sono... Se siete d'accordo... Non lo cambio, ci arrivo. L'abbiamo fatto all'inizio del mandato. Le due forze politiche che più hanno chiesto elezioni subito siete voi e i renziani, tra virgolette. Non potreste mettervi d'accordo piuttosto che invece subito fare accuse reciproche? Renzi è stato attaccato perché ha detto è inaccettabile arrivare a ottobre solo per andare a prendere le pensioni. Vogliamo parlare di questo o di altro? L'ha detto Renzi o l'ha detto qualcun altro? L'ha detto in televisione e non certo limitata qui. Allora, non è un ora però voglio finire un secondo discorso. Voglio finire un attimo il discorso, poi vi faccio intervenire. Non cambio discorso, arrivo lì. Si parlava di vedere le carte. Non ci sto, perché noi abbiamo detto, la domanda era, andiamo a vedere le carte. Io mi ricordo un passaggio, che c'erano anche le vitalizie, le pensioni dei parlamentari e tante altre belle cose. Di Bersani con il Movimento 5 Stelle, quando era incaricato di formare il governo. Andare a vedere. È successo tre anni fa. Fatemi finire un discorso, da tre anni fa a oggi. Avremmo fatto una cosa in Parlamento, una, dal dopo di noi, la legge sull'autosufficienza, la legge sull'autismo, una cosa buona. Fanucci. Non hanno votato una cosa con noi, una cosa. E noi dovremmo andare a vedere il loro gioco. Loro in tre anni, una cosa buona in Parlamento, non l'hanno votata con noi. E noi oggi dobbiamo andare a vedere il loro gioco. Questo non esiste. In tre anni, prendiamo in Parlamento qualcosa di buono che si è fatto. Io non voglio ovviamente cadere nelle provocazioni, ma sono qua a dare spiegazioni. Io torno su un discorso che è quello che ci chiedono gli italiani. Oggi abbiamo portato una proposta per abolire un privilegio medievale. La Presidente della Camera, e spero tra pochi minuti o poche ore, il Presidente del Senato ha accettato la nostra proposta. Vogliamo che i politici abbiano gli stessi diritti e doveri dei cittadini normali, paghino le stesse tasse nella stessa maniera e alla stessa età. Io ho detto giochiamo l'attacco, vediamo. Quello che dice il collega Fanucci è aria fritta per buttare. Aria fritta sarà la tua. Una buona legge sugli ecoreati è stata proposta dal Movimento 5 Stelle, modificata in parte anche dal Partito Democratico, votata Camera e Senato. Al Partito Democratico dico una cosa. Al Senato sono ferme leggi fondamentali, sono ferme leggi class action, diritti dei cittadini che vengono magari usurpati dalle multinazionali. Quelle buone, se siete d'accordo tutti, fatele insieme. È la maggioranza che decide il calendario dei lavori. Ragionano. Il ministro Razzi, allora, a noi la responsabilità. Fabrizio, mia nonna diceva ogni riccio un capriccio. È vero, questi due sono tremendi. Tremendi! No. Diciamo che nell'ottica della gente, del populismo, della lotta alla casta, volendo benissimo, Fanucci potrebbe dire a Toninelli: noi votiamo la vostra proposta in giunta e voi venite in Parlamento. Facciamo lo scambio delle figurine, basta che facciamo delle cose. Abbiamo capito che non lo faranno, bellissima perché proposta. Ha avuto lo sfogo sui tre anni che non hanno votato. Allora io mi chiedo, dato che la loro proposta è stata definita stamattina dai giornali per via amministrativa, cioè non è il Parlamento che si deve riunire, se non va semplice, delegato sono 39, 23 persone. 23 persone e 10 persone al Senato. Forse riusciamo a mettere d'accordo. Meno di 40 persone. Potrebbe votarsela da solo, ovviamente noi la voteremo. La curiosità giornalistica è quella di chiedere a Fanucci, quando lei dice controproposta andremo all'attacco nella giunta per decidere questa cosa, cioè voi farete un'altra proposta o ritornerete sempre sulla via legislativa prevista dal DDL Richetti che, come ricordava prima Toninelli, è fermo da tre anni e non va avanti. Il buon senso vuole che la nostra controproposta tragga la forza da quello che abbiamo fatto in Parlamento, quindi la nostra PDL. È chiaro che poi, secondo la via amministrativa, andremo a declinare quel progetto secondo le forme attuative del quindi caso. Quindi cosa succederà? Questo nessuno lo può dire noi cosa succederà. Io mi iscrivo alla mozione d'esposito. Questo è l'elemento fate di forza. Fate uno scambio di legge. Tu ne voti una a me, io ne voto una a te. Almeno noi cittadini sappiamo perché teniamo aperto il Parlamento. Perché sennò diventa la follia. Toninelli non ha risposto.
Allora, però Toninelli non ha risposto su cosa. Noi in 3 anni una cosa decente l'avremmo fatta o no? Lui ha detto soltanto una norma che era proposta dal 5 Stelle e noi l'abbiamo modificata. Ecco, in 3 anni una norma proposta dal PD che abbiamo portato a casa sarà stata buona o no? Gli italiani secondo me hanno il buon senso di dire che chi sta all'opposizione non ci deve stare. Il dopo di noi, l'incidente stradale, tu sai un po' di cose che io ho preso. Tutto fermo, ma cosa tutto fermo? Il dopo di noi abbiamo stanziato le risorse e sono operative. Ma di che cosa parlate? Ma di cosa parliamo? No, a me dispiace dirlo, però reddito di cittadinanza. Torniamo a un altro tema importantissimo. Da tempo il Movimento 5 Stelle si connota per una proposta che è il reddito di cittadinanza. Matteo Renzi l'altro giorno da Fabio Fazio dice io ci sto ragionando su questo perché gli italiani che sono in difficoltà sono veramente tanti, però non voglio il reddito, voglio il lavoro di cittadinanza perché voglio fare un passo avanti, non voglio gente che sta a casa aspetta la paghetta di Papi, ha detto, che sarebbe lo Stato, voglio gente che io invece incentivo a lavorare. Su questo, che è un grande tema che riguarda la vita di tante persone vere, potreste trovare un accordo? Beh, guardi, noi abbiamo depositato la proposta sul reddito di cittadinanza che è tutto meno che una proposta di natura assistenziale perché immette chi perde il lavoro, chi non ha lavoro in un circuito di ricerca occupazionale e di formazione professionale all'interno del quale devi rimanere, perché se tu cittadino hai il beneficio del reddito di cittadinanza che esiste in quasi tutti i paesi europei seppur in forme diverse, se esci da questo circuito, cioè partecipi a corsi di formazione, fai dei lavori socialmente utili per il tuo comune, cerchi o accetti il lavoro, tu perdi il beneficio. È una misura, è uno shock, è una misura di natura economica, perché rimetterebbe in circolo un circolo virtuoso economico. Oggi perché l'Italia è in crisi? Oggi perché 390 imprese chiudono ogni giorno? Perché non riescono a vendere? Perché non riescono a vendere? Perché i cittadini non riescono a comprare. Ridare soldi a chi non ce li ha, ricordiamoci, 1,5 milioni di pensionati hanno una pensione inferiore a 500 euro, 4,5 milioni inferiore a 1,000. Diamo qualche cosa allora, di più anche a loro e poi riusciranno a comprare chi produce, a produrre e vendere di più e ad assumere di più. Cos'è che non la convince in questo ragionamento? Quale passo avanti volete fare voi? Allora, il reddito di cittadinanza così come è definito è impossibile realizzare. Il reddito minimo garantito, che è una misura che esiste in larga parte in Europa e in tanti altri paesi, è una misura di cui possiamo discutere. Non è un caso se il reddito di inclusione sociale è un provvedimento che noi abbiamo varato lo scorso anno, che ora sta entrando in vigore con i decreti attuativi e che consentirà a tante persone che non riescono veramente ad arrivare a fine mese perché sono veramente alla soglia della povertà di fare un passo in avanti. Si tratta di circa 2 miliardi di euro. È tutto bloccato, da questi 2 miliardi di euro che oggi stanno trovando tutto bloccato. Tutto allora bloccato, se le leggi sono una cosa seria, non è che si può la bacchetta magica. È una foglia di ossico che tra l'altro non è mai diventata. Sei una persona seria. Da quando si fa una legge a quando questa entra in vigore non è certo colpa di chi fa la legge. C'è il decreto attuativo e poi entra in vigore. C'è un elemento certo che noi abbiamo stanziato questi 2 miliardi di euro, un piano di contrasto alla povertà, che stanno determinando un reddito di inclusione sociale per tante persone che ne hanno estremo bisogno, sono i più deboli, i più poveri, non sono tutti quelli inclusi nell'ipotesi del reddito di cittadinanza, non bisogna creare illusioni, questi sono i poveri, quelli veri, al di sotto di questa soglia loro ci stanno, al di sopra si sta bene? No, non ci prendiamo in giro, non si sta bene sopra quella soglia, però le risorse limitate ci hanno spinto a fare un primo passo in avanti. Il resto dove andremo a parare? Andremo a sviluppare un sistema che farà sì che il reddito sia l'elemento attiguo al lavoro, non viceversa, perché noi siamo un paese dove, lo dico da toscano, in Toscana c'è un progetto finanziato anche attraverso soldi europei che si chiama Giovani Sì, molto positivo, dà modo ai giovani di entrare nella pubblica amministrazione, nel mondo del lavoro, e 480 euro, una cosa del genere. Per questi 480 euro abbiamo la fila di laureati, gente che con esperienza, che per prendere quei 480 euro allora, lavora tutta la settimana. Parliamo voglio di finire, tasse. Voglio finire. L'assistenza è una cosa diversa rispetto al supporto e all'assistenza. L'assistenza è la vostra, perché quella della cassa integrazione. Perché se siamo in Italia, siamo anche un paese. Devo farvi sentire cosa ha detto Renzi sulle tasse, perché non ho argomento, voglio capire le vostre posizioni. Ma sul lavoro.
per molti anni ci siamo chiesti abbassare le tasse di sinistra e di destra. Anch'io poi vorrei dire trasversali, si devono abbassare o no queste tasse? Sta chiedendo a me, non a Fanucci, perfetto. No, a lei. No, trasversale Fanucci di sinistra, certo, perché no, avevo capito che mi stava trasversale Fanucci. Fanucci. Abbia pazienza. Io rispondo con i dati, Merlino, io rispondo con i dati. Oggi abbiamo una disoccupazione giovanile che è un dramma sociale. Sa quelle cose che mi dicono i ragazzi che girando l'Italia andano a parlare di varie cose di cui mi occupo? È veramente la cosa più grave, è il vero cancro. Che c'è un meccanismo mentale, un automatismo di ragionamento per il quale un giovane neolaureato sa già che appena acquisita la laurea se ne andrà. E le domando questo, con tutti questi laureati, una parte grandissima tra le eccellenze dall'Italia, che abbiamo formato, ma non c'è che dubbio. Lo stato pagato, e mi dice che però cosa mi significa sulle tasse. L'abbassamento delle tasse è un qualche cosa che si deve ripercuotere su che cosa? Sulla socialità. Oltre che sul lavoro. E se oggi i numeri dicono che l'Italia è ultima per crescita, ultimo dei 28 paesi europei, sotto l'1% di crescita, si triplica la Spagna, ma di che cosa stiamo parlando? La disoccupazione generale è la più alta d'Europa. Che facciamo? Le abbassiamo le tasse? No, non siamo in grado di abbassarle. Ma bisogna fare, le tasse le puoi abbassare se ridai lavoro, ricrei lavoro. Noi abbiamo delle proposte, evidentemente. Non è la priorità. Investimenti, no, è la priorità. Ma il lavoro. Dico, le tasse è simile alla visione renziana. Ma solo che Renzi dopo mille giorni di Parlamento non ha portato a caso un risultato, è questo di cui dobbiamo ragionare. Sono gli investimenti pubblici e privati produttivi. Un commento di Fabrizio, reddito di cittadinanza, rilancia l'economia, gli interventi contro il dissesto idrogeologico, dall'efficientamento delle case. La prossima volta che vengo vi taglio i capelli prima perché non si può così. Nei giorni della scissione del PD mi è capitato spesso di sentire da Lema, ma anche altri esponenti che poi sono andati via, di rinfacciare a destra a Renzi la visione di un liberalismo di destra, cioè le tasse sono state tagliate secondo uno schema keynesiano, tanto per citare uno dei più grandi maestri dell'economia del secolo scorso, dal lato dell'offerta, cioè tu non vai a intervenire sull'IRPEF, cioè io ricordo da 20 anni, faccio il cronista politico, già era materia di scontro fra Tremonti e Berlusconi. Il grande nodo delle tasse, al di là dell'IMU, dell'agricoltura, dei capannoni, è l'IRPEF. Cioè tutte queste persone, tutti noi, cioè è dalle parole di Toninelli, mi pare di capire, che comunque la loro esigenza è legata prima a creare lavoro. Quindi, tutto sommato, filosoficamente, sono abbastanza d'accordo. È lo stesso concetto che dice anche allora, Renzi, questa interpretazione filosofica di una possibile congiunzione tra i due, ve la faccio un attimo digerire, poi torniamo dopo alla pubblicità. Grazie, non mi faccio intervenire. Parlavamo di possibile convergenza su alcuni temi tra il Movimento 5 Stelle e l'ala renziana del PD, perché poi ci sono ormai dentro il PD e fuori dal PD tante altre anime, lo faceva giustamente notare Fabrizio D'Esposito. Guardiamo questo cartello, perché poi la cosa un po' particolare è che, insomma, secondo gli ultimi dati, questo è ieri sera, G della 7, il Movimento 5 Stelle sta al 28,4, il Partito Democratico al 28, Lega Nord al 13, Forza Italia 12,2, Fratelli d'Italia 4,9, Democratici e Progressisti, il nuovo gruppo oggi fondato alla Camera, 3,8 e gli altri, come dire, spiccioli. La verità è che nessuno di voi può vincere da solo, quindi come farete? Delle alleanze, lo dico anche a lei Toninelli, le alleanze saranno un grande tema a questo punto, Fanucci. La base sono i contenuti, al di là delle alleanze e dei sondaggi. Noi dobbiamo avere un programma che sia coerente con quanto fatto in questi 3 anni e soprattutto con quello che resta da qui alla fine della legislatura. Questa legislatura ha un senso se fa le cose di cui il Paese ha bisogno e se mette al centro la riduzione della pressione fiscale come un'esigenza, una priorità rispetto anche a quello che ci chiede l'Europa. Noi oggi dobbiamo fare quello che ci chiedono i nostri elettori, le nostre aziende, i nostri cittadini, altrimenti noi, al di là di quello che saranno i posizionamenti, il proporzionale, le leggi elettorali, noi avremo comunque un futuro di minoranza e di opposizione sterile rispetto a quello che sarà, perché la credibilità e la coerenza in politica sono un valore che non apprezzo. Appunto. Toninelli. Ma io quello che voglio dire è ce la stiamo mettendo tutta a creare un programma di governo e tra un po' definiremo anche le regole per creare una squadra di governo. Il programma di governo viene prima di tutto. Io porto l'esempio. Avrete visto che sulla squadra sistema mi viene una battuta dopo Roma. Mi raccomando, state belli attenti.
Lasciate sulla squadra. Dovreste veramente chiedere scusa agli italiani e ai romani. Detto questo, ad esempio, abbiamo già posto in votazione piano energetico. Lei sa che investimenti non nel fossile, nel petrolio, come fatto da questo governo, o soprattutto dal governo Renzi, ma nelle energie rinnovabili potrebbero aprire autostrade per centinaia di migliaia di posti di lavoro. Fabrizio. Tante micro imprese, tante micro attività, non hanno risposto sulle alleanze, ma io devo chiudere. No, per la prima volta nei sondaggi, credo, facendo la somma, il centrodestra unito è primo. Lo so, valla a unire però il centrodestra. È impossibile, però indica anche che il polo sovranista, diciamo, composto da Lega Nord e Fratelli d'Italia, è già su una cifra importante, ben oltre il 15%. Allora, seconda puntata domani di questo tema, delle alleanze possibili. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi a casa.